Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Cosa mangiano un giorno. La colazione diciamo che è stata molto molto veloce perché ho preso un caffè. A pranzo siamo andati in questo agriturismo davvero bellissimo, poi magari ve lo scrivo in descrizione qual era perché in questo momento non mi ricordo il nome, dove praticamente c'era un menù praticamente tutto dedicato alla carne, però diciamo che hanno trovato qualcosa anche per me e hanno fatto questo tortino che era davvero buonissimo e anche il soufflé di broccoli, se non ricordo male, era veramente super buono. Poi passiamo ai primi. E c'era questo piatto di pasta col pomodoro per me, mentre loro, se non sbaglio, hanno mangiato qualcosa con la carne come primo. Niente, quindi per trovare un'alternativa per me. E poi come secondo primo, perché diciamo che erano degli assaggini, questi ravioli ripieni con patate e noci, se non ricordo male, con questa salsina sopra che era davvero fantastica e veramente favoloso come primo. E poi come secondo diciamo c'era questo coso strano che è difficile da descrivere, ma era veramente buono e particolare. Erano tutte verdure ricoperte da questa pasta superiore, molto croccante, buonissimo. Mentre per dolce abbiamo mangiato insomma il panettone, il pandoro, visto che era comunque un periodo di festa, e questo era il pranzo. Mentre il pomeriggio abbiamo fatto un giro di shopping al solito outlet di Castel Romano, faceva freddissimo. Devo dire che tutte queste luci che hanno messo erano davvero super particolari e bellissime. Ecco la mia merenda, sento freddo, oggi si muore, sto congelando, quindi mi sono presa il cappuccino e questa crostatina, mentre le golose stanno mangiando la pizza. La pizza di Rebecca è col prosciutto, vero Rebecca? Eccola qua. Sì. E quell'altra invece è col funghi, zucchine e tartufo. Buona merenda! Niente ragazze, questa è la mia cena, ve l'ho fatta vedere, ho aggiunto solo i fagiolini, ho sommerso un po' l'avocado, sto vedendo dei video sul mio iPad, ho messo già a fare la lavastoviglie e sto facendo già il pranzo per domani per lavoro. E niente, questo è venuto un po' meglio, questo si è un po' troppo cotto, vabbè, sto facendo dei tentativi con questo uovo in camicia, poi ci riuscirò. E niente ragazze e ragazze, questo è tutto per questo Cosa mangiano un giorno, spero che il video vi sia piaciuto. Ho già messo a fare il lavastoviglie e a cuocere le varie cose perché domani si va al lavoro e devo prepararmi il pranzo. E niente, se vi è piaciuto il video mi raccomando non dimenticate di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale se vi piace il canale. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi!